Salam a voi, miei degni amici. Benvenuti ad Agrabah, città del mistero, città magica. Signora, vuole una collana? Una bella collana per una bella signora. Gianni, vuoi venire mattina? È un po' presto, Ani. Io ci mando i miei servitori al mercato. Anzi, ho perfino dei servitori che vanno al mercato per i miei servitori. Che cosa è successo? Chi è stato? Tornate subito qui, brutti ladruncoli! La devi aver fatta grossa per meritarti una cosa del genere. La prossima volta ti consiglio di tenere quella boccaccia chiusa senza impicciarti. Non sono mai stato insultato così. Un principe del mio rango. Offeso, vilipeso, oltraggiato in Kotal Guisa. Forse è meglio chiamare le guardie. Avvisare il sultano per l'allarme in tutto il regno. Ma sei impazzita? Non farti sentire dalle altre. Questa è pura seta di Agrabah. La cosa non vi riguarda. Fa come ti ho ordinato. Liberalo. Prima portami la lampada e poi ti darò la tua ricompensa. Non ne posso più, non ne posso più di quegli schifosi biscotti pidocchiosi. Io ti giuro che se lo prendo gli rivolto la faccia con un pugno. Dai, svegliati. Il regolamento parla chiaro. Io non posso aiutarti se non esprimi un desiderio. Un giovane della tua dirittura morale è proprio quello di cui ha bisogno questo regno. Finalmente la principessa ha trovato quello che cercava. Wow, quel principe di Abawa, lo sapevo che era giusto. Con il principe lì sarà sempre una festa. Azzi, frena l'umore. È mega ancora principe, eh? Eh? Solo io sono un grande amico tuo, sono il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me.